Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. È un sacco di tempo che non registro un video da più di due settimane. L'ultimo è stato lo short sui regali di Natale di Francesco, di mio figlio. Scusate per queste occhiaie, ma come ben sapete, avendo appunto un figlio piccolino, sono inevitabili. Ma vabbè, non voglio perdere troppo tempo. Settimana scorsa sono andata da Lidl perché mi trovavo in zona e ho bisogno di alcune cosettine, in particolare per l'alimentazione di mio marito. Allora, premetto che io ho trovato alcune cose a un buon prezzo, altre no. Comunque l'aumento c'è stato dappertutto, però comunque mano a mano vi faccio capire. Come sempre io i prezzi li metto in sovraimpressione, così non perdo troppo tempo. Vi anticipo che ho speso circa una settantina di euro e comunque ho fatto una bella borsa di spesa, cosa che non riesco a fare con questi soldi altrove, se non o alla Lidl o all'Eurospin. Allora, iniziamo subito. Allora, alcuni prodotti li vedrete in fotografia, perché uno per esempio è l'olio extravergine d'oliva, un altro è l'olio di semi, quindi li ho dovuti usare subito non avendone in casa. Quindi vabbè, per quanto riguarda l'olio di semi, vabbè, io lo uso chiaramente solo per la frittura, quando raramente la faccio, ed il prezzo era abbastanza buono. Dato l'aumento ormai da quasi un anno dell'olio di semi, dato diciamo il prezzo, è stato, non c'è male, è normale. Durante questo svuota la spesa, che sarebbe la prima e ultima volta che sono andata alla Lidl, il prezzo era nettamente inferiore, però vabbè. Allora, passo avanti. Fagioli cannellini, un mezzo chilo, e questi qua misto di legumi e cereali. Ho preso i ceci secchi, soprattutto perché mio marito ultimamente durante la settimana mangia zuppe o comunque i fagioli o comunque i legumi cucinati in ogni modo. Un altro pacchetto di misto legumi e cereali, e poi i fagioli borlotti. Se sbaglio, qualcuno di questi era in offerta, non ricordo quale, ve lo metto eventualmente in sovrimpressione. Poi ho trovato il latte di riso dell'Avemondo. Allora, se non mi sbaglio, il pack era diverso la volta scorsa, se andate a vedere, ma comunque è solo riso italiano, senza zuccheri aggiunti, 100% vegetale, senza glutine e vegano. Ecco qua, sì, naturalmente ovviamente privo di lattosio, di proteine del latte, eccolo qua. Io, come ben sapete, lo bevo a colazione, faccio praticamente tutti i dolci per me con questo latte qua, perché io ormai non posso assumere proteine del latte, latte vaccino di ogni tipo. Ecco l'altra. Poi ho trovato questa pasta senza glutine della marca Combino. Ovviamente, essendo un prodotto gluten free, un prodotto free from, ok, ovviamente il costo è maggiore, però comunque si mantiene nella media dei prezzi dei prodotti da discount. Se non mi sbaglio, anche all'Eurospin la pasta costa lo stesso prezzo, vi do conferma sempre in sovrimpressione.
Io mangio la pasta circa una volta a settimana, cerco di mangiarla sempre la domenica, l'oro, la faccio al forno, in qualunque modo. Per il maritino ho preso un pacchetto di pane di segale, questo per esempio, anche rispetto a marche più conosciute, è un tantino alto il prezzo. Non ho trovato questa gran convenienza, però mi serviva per Vincenzo, quindi non fa niente, ho speso un pochettino di più. Lui lo mangia abbrustolito o a merenda o a cena. Di solito mangia una fetta barra una fetta e mezza al giorno a seconda del pasto per il quale gli serve. Allora, questo è il riso originario Carnaroli. Vabbè, no, il riso originario che serve per minestre, insalate, praticamente per tutto. Questo qui è un pacco da 2 kg e ho trovato veramente un prezzo ottimo. Non era in offerta, questo è il prezzo praticamente base. Fantastico, e da come una stupida non ho preso un pacco in più perché è veramente molto molto conveniente. E il prezzo è molto conveniente. Se sarà buono, come spero, allora lo prenderò pure un'altra volta e farò pure la scorta perché comunque lo consumo abbastanza. Per quanto riguarda invece il riso basmati, che è per Vincenzo, sempre un pacco di 2 kg, riso basmati dalle pendici dell'Himalaya, no. Mi dispiace, ma non ho trovato alcun risparmio. Purtroppo era solo questa la marca disponibile per questo tipo di riso, ma non ho trovato alcun risparmio, quindi non lo ricomprerò. Poi ho comprato questo bruschettone da mezzo chilo, sembra il prezzo era buono, sembra un buon rapporto qualità-prezzo, quindi vi farò poi sapere. Poi vi anticipo che ho preso anche la pagnotta, quella là nel reparto pane fresco, la pagnotta lievito madre, però a mio marito non è piaciuta per nulla, dice che c'è di meglio, vabbè, peccato. Poi una cosa, volevo fare un'osservazione sui salumi. Che avete visto nelle fotografie, allora non ho trovato un gran risparmio, ma perché comunque ho dovuto cercare dei prodotti che siano stati affettati su una superficie pulita, quindi su una superficie non contaminata, perché il salume è naturalmente senza glutine, e quindi diciamo un'attenzione del genere costa un pochino di più. Fortuna mia è stata che i salumi erano veramente molto magri, soprattutto il prosciutto crudo, veramente saporitissimo, e invece quello cotto è anche in offerta volantino, però non so se saranno attivi questi sconti. Se non mi dimentico lo metto qui sotto. Che dire, invece il video termina qui, io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima, ciao! Thank you.